Salve a tutti, bentornati da Radiofonica. Oggi sono qui per presentarvi Luca Franchini, giornalista italiano che lavora come telecronista di wrestling per Sky Sport. Buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno agli amici di Radiofonica. Salve, io come... Allora mi devi dare del tu, mi devi dare del tu, non salve, ciao, perché così siamo tra ragazzi, anche se io sono, diciamo così, un ragazzo di una volta, dai, vista l'età. Perfetto. Però va bene così. Allora, per cominciare questa intervista, volevo chiederti, dato che non tutti ti conoscono, ovviamente chi segue il wrestling e Sky Sport ti segue, però non tutti, e volevo parlare un po' di te, diciamo, della tua carriera da giornalista, da intervistatore di wrestling, sì, e soprattutto del tuo rapporto negli ultimi anni con Michele Posa, che ovviamente siete ormai compagni nel commentare, sì, wrestling. Beh, e allora, innanzitutto con Michele ormai quest'anno sono 18 anni che facciamo le telecroniche, visto che abbiamo iniziato nel settembre del 2000, quindi al prossimo mese di settembre. La nostra prima telecronica è avvenuta il 13 settembre del 2000, quindi direi che si compiono 18 anni di telecronaca il prossimo mese di settembre, e quindi inizierà il nostro 19° anno di telecronaca insieme. Beh, oramai con Michele è come lavorare con un partner della vita, insomma, ci conosciamo molto bene, anche se in realtà siamo molto diversi, anche se in realtà non siamo amici nel senso stretto della parola, perché abbiamo appunto interessi diversi, frequentazioni diverse, stili di vita diversi, e soprattutto non ci vediamo al di fuori del lavoro, però trascorriamo talmente tante ore insieme durante la settimana, e lo abbiamo fatto nel corso degli anni, che insomma ci conosciamo a vicenda, e anche quando dobbiamo portare i nostri, tra virgolette, personaggi, le nostre caratterizzazioni nelle telecronache, ormai ci troviamo a menadito. Devo precisare, io però non sono giornalista, io sono un talent, quindi sono un talento come può essere, non so, un ex calciatore che commenta le telecronache su Sky Sport, quindi non sono giornalista, anche se diciamo che ormai l'esperienza è talmente tanta che mi puoi considerare uno specialista, no, del mondo della WWE, diciamo così, dai. Sì, 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 perfetto, è giusto precisare questa cosa. Io volevo farti una domanda, diciamo, su quello che è successo da poco, perché da poco Stephanie McMahon ha rivelato, sì, che il 28 ottobre al Nassau Coliseum di New York ci sarà il primo pay-per-view femminile della storia della WWE, ovvero Evolution. Volevo sapere cosa ne pensi a riguardo. Oh mamma mia, beh, in realtà io penso che sia una buona mossa strategica a livello di marketing, perché comunque Stephanie McMahon e la WWE lavorano tantissimo sul mantenere il brand WWE sempre davanti, sempre con un'attenzione alta da parte dei media. Sicuramente in questo momento magari sai che negli Stati Uniti ci sono stati degli scandali che hanno legato degli registi, degli attori, molestie sulle donne e cose del genere, se ne è parlato tantissimo anche in Italia. E soprattutto dopo aver tenuto magari un grande evento in Arabia Saudita nello scorso mese di aprile, dal quale le donne sono state escluse, ecco, era una grande occasione per riscattarsi e per far vetrina per quanto riguarda l'universo femminile da WWE. Io personalmente storco un po' il naso a livello tecnico di fronte a questo evento, perché ho paura che magari si riveli un flop. E allo stesso tempo ho anche paura che, se per caso invece, come mi auguro, l'evento
dovesse avere un buon successo, allora che magari la WWE organizzi più di un evento di questo genere ogni anno, e andando secondo me a saturare un mercato come quello dei pay per view, che secondo me è già troppo saturo. Per me 16 pay per view in un anno sono troppi, io ne farei una decina al massimo, e cercherei di valorizzare meglio la divisione femminile all'interno dei singoli eventi piuttosto che caratterizzare un evento e dedicarlo al 100% alle ragazze. Ricordo un'intervista, tra l'altro, che facemmo a Stephanie McMahon a Dallas in occasione di WrestleMania 32, quindi stiamo parlando del 2016, dove parlavamo proprio della possibilità di avere un main event tutto al femminile a WrestleMania. E nel 2016 Stephanie McMahon ci disse che prevedere un main event di WrestleMania tutto al femminile entro 5-7 anni non era un eufemismo, cioè non era un azzardo. Quindi io direi 2016, quindi tra il 2021 e il 2023 potremmo avere un evento di WrestleMania tutto al femminile. E questo WWE Evolution è un po' la conferma di questa profezia che Stephanie McMahon ci fece un paio di anni fa a Dallas. Volevo sapere, diciamo, una curiosità tra passato e presente. Qual è il tuo wrestler, maschio preferito tra passato e presente e quella femminile? Allora, il mio podio è ben delineato: al primo posto c'è Bret The Hitman Hart, al secondo posto c'è Stone Cold Steve Austin e al terzo posto c'è The Rock. Questo è il mio podio dei lottatori di tutti i tempi. Bret Hart, fra l'altro, ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente più volte, la prima volta nel 2003 in Italia, quando è venuto a festeggiare il suo 46esimo compleanno. Fece uno show, un'apparizione pubblica al Parco di Monza durante uno show della Combat Zone Wrestling, e fra l'altro in quell'occasione, questo non l'ho detto, che magari molti non conoscono, conobbe la sua futura moglie, perché poi lui si sposò l'anno successivo con una ragazza italiana di nome Cinzia, conosciuta proprio in quell'occasione. Rimase sposato per circa 3 anni, cioè dal 2004 al 2006, e viveva 6 mesi a Calcio e 6 mesi a Villa d'Almè in provincia di Bergamo, da dove era originaria questa ragazza. Insomma, poi Bret Hart ha anche presentato nel 2006 il suo DVD che la WWE fece uscire all'epoca, quando fu introdotto nella Hall of Fame. Devo dire di essere stato fortunato anche ad aver intervistato Stone Cold Steve Austin durante un evento del videogioco WWE 2K, se non erro, nel 2015 in quel di New York. Insomma, The Rock non l'ho mai incontrato di persona, però ti posso raccontare che ho avuto la fortuna di vedere un match prima di diventare commentatore della WWE nel 1999, 1 aprile 1999, ad Oberhausen in Germania. Subito dopo WrestleMania 15 ci fu un house show nel quale combatterono The Rock e Stone Cold Steve Austin, che si erano affrontati una decina di giorni prima proprio a WrestleMania. Ah, fantastico, immagino. insomma, erano altri tempi, erano altri tempi. E appunto proprio di questo ti volevo dire come e quanto pensi sia cambiato proprio l'universo WWE e il wrestling dopo le morti di Eddie Guerrero e Chris Benoit. Beh, innanzitutto in Italia è cambiato moltissimo, perché di fronte a queste, soprattutto la tragedia di Chris Benoit, credo che abbia dato un colpo di grazia enorme all'ascesa del movimento WWE in Italia, che tra il 2005 e il 2006 aveva raggiunto picchi stratosferici con le trasmissioni su Italia 1, con SmackDown di Ciccio Valenti e di Chris Recalcati, che ottenevano 1,5 milioni, anche 2 milioni di spettatori il sabato sera in prima serata, facendo di conseguenza lievitare diciamo, proprio a picchi enormi anche gli ascolti su Sky Sport. Io mi ricordo che questa finestra in chiaro su Italia 1 era un viatico, era qualcosa di energizzante proprio per il prodotto, tanto che io ricordo c'erano all'epoca circa 40, e lo ribadisco,
40 riviste di wrestling in italiano. In quell'epoca noi lavoravamo per una, ma poi ce ne furono tantissime. Purtroppo la tragedia di Chris Benoit servì all'allora direttore di Italia 1, Tiraboschi, a togliere un prodotto che stava sfuggendo di mano, probabilmente per popolarità, che stava anche oscurando altri sport ben più blasonati come il calcio. Io ricordo che alcune raccolte di figurine della WWE dell'epoca vendettero più del calcio, più delle famose, famigerate figurine Panini. Io mi ricordo una collana di DVD che io e Michele abbiamo commentato, 21 numeri. Il primo è uscito nel gennaio del 2006, quindi un paio di mesi dopo la morte di Eddie Guerrero. Il primo numero dedicato a Rey Mysterio, pensa che un solo numero vendette all'epoca più di 300.000 copie. Pensa che il totale di questi 21 DVD, la prima colonna Wrestling Megastars, riuscì ad ottenere, ascoltami bene, 1.600.000 vendite in 21 numeri. Quindi stiamo parlando di diciamo vendite e ricavi per l'azienda dell'epoca che erano veramente stratosferici. Probabilmente il wrestling dava fastidio perché era diventato troppo troppo popolare. Sai, per esempio, anche all'interno della redazione di Sky Sport da sempre c'è stato un dibattito su come, essendo il wrestling uno sport spettacolo comunque predeterminato e quindi fissato a tavolino, ha sempre fatto storcere la bocca ai puristi. Quindi c'erano giornalisti, c'erano capi, c'erano dirigenti che comunque hanno sempre guardato male al wrestling perché non doveva stare su un canale sportivo, però sappiamo benissimo che, per esempio, in Inghilterra ancora oggi va in onda su Sky Sport, anche negli Stati Uniti no. Però, per esempio, l'anno prossimo Fox prenderà SmackDown e pare che addirittura ci saranno degli spazi su Fox Sport 1 negli Stati Uniti, che è un canale, insomma, che attualmente trasmette il football americano, e si parla già della cross promotion tra NFL e WWE. Quindi voglio dire, lo sappiamo, è un prodotto confezionato, e poi c'è stata una evoluzione rispetto a quegli anni, sempre più un programma dedicato alle famiglie, sempre più una sorta di Disney del wrestling, perché oggi come oggi la WWE è la Disney del wrestling, sempre più votata sul sociale, sul politically correct. Insomma, non troveremo mai qualcosa fuori posto. È un po' un'evoluzione del prodotto che magari ha portato anche il distacco da parte di alcuni fan, anche se io penso che al momento il problema maggiore per quanto riguarda il prodotto WWE in Italia sia la sovraesposizione, cioè 3 ore di Raw, 2 ore di SmackDown sono troppe, 16 pay-per-view sono troppi, e soprattutto con le nuove generazioni che fruiscono dei mezzi, diciamo quali social, quali YouTube, in maniera così veloce, cioè gli ascolti sono crollati, perché comunque agli appassionati di wrestling basta vedere gli highlight su YouTube che sono a disposizione di tutti per 15 minuti, 20 minuti, e non spendere 3 ore davanti alla televisione, anche perché tu ben sai che comunque il pubblico televisivo è sempre più vecchio e anche il wrestling non fa differenza. E se per prodotti come il calcio, come determinati sport come l'NBA, c'è l'opportunità di poter assistere in diretta a particolari eventi, ecco, per il wrestling vedere Raw o SmackDown alle 2 di notte è un po' un problema. E quindi, insomma, rivederlo la sera dopo per 3 ore, quando tu sai già i risultati e cose del genere, ha portato un pochino a un allontanamento, secondo noi, dai telespettatori.
Sì, assolutamente, soprattutto quest'ultima precisazione. Io solitamente chiudo praticamente internet per un giorno per guardarmi la sera dopo Raw, SmackDown, però veramente ci sono sempre video su YouTube, aggiornati dei match, degli highlights, che è proprio Certo. ovviamente va a diminuire gli ascolti. Io per È profondo. chiudere ti volevo chiedere Sì. un'ultima cosa che a me ha scosso molto questa cosa, perché il rapporto tra Roman Reigns e il pubblico negli Stati Uniti d'America, ma non solo negli Stati Uniti d'America, ma anche in Italia, perché ci sono delle spaccature proprio tra il pubblico. C'è chi non lo ritiene degno di essere sempre nel main event e chi invece pensa che dovrebbe essere lui proprio nel main event e l'unico che potrebbe togliere la cintura a Brock Lesnar. Cosa ne pensi di questo rapporto e di questa situazione che si è venuta a creare? Io penso che sia una situazione davvero molto molto particolare. Io un pochino rivedo i primi tempi di The Rock, quando si faceva chiamare Rocky Maivia, quando anche lui veniva ritenuto uno indegno e diventò fra l'altro campione intercontinentale a 24 anni, il più giovane campione intercontinentale. C'era il pubblico che addirittura all'epoca, nel pieno dell'era Attitude, gridava Die Rocky Die, muori Rocky muori. E poi lì invece c'è stata una trasformazione grazie proprio al personaggio The Rock e alla sua bravura al microfono. Ecco, io credo che a Roman Reigns manchi proprio il saper parlare, non c'è la connessione con il pubblico e quindi tu guarda per esempio un John Cena che comunque anche lui divide le platee, ma non ha mai trovato forse quell'odio così diffuso come per esempio trova Roman Reigns. Cioè, Roman Reigns viene catalogato dal pubblico, soprattutto dal pubblico americano, da certo pubblico americano, come un raccomandato. In America, cioè, adesso io non riesco a farti su due piedi la traduzione, ma come se Roman Reigns viene ficcato giù per la gola al pubblico da Vince McMahon. E come si chiama? E ve lo dovete assorbire. Io credo che siano riusciti in questo ultimo periodo, grazie al fatto di far passare Brock Lesnar come un campione indegno o il peggior campione universale, ma sotto tra parentesi, il peggior campione WWE di sempre, siano riusciti forse a risollevare Roman Reigns. Almeno così mi è parso durante la puntata di Raw, nella quale è apparso Brock Lesnar settimana scorsa. Non lo so, io chiaramente non ho la ricetta per capire cosa si può fare. Alcuni pensano Roman Reigns debba tornare heel, debba diventare un cattivo, è l'unico modo per salvarsi. Io non lo so, anche di John Cena si è sempre detto questo, ma non abbiamo mai avuto la controprova. A me la cosa che dà più fastidio durante gli show americani è quando il pubblico prende sotto scacco lo show, cioè quando tirano fuori i palloni da spiaggia, oppure quando si mettono a cantare CM Punk di fronte ad un match. Capita sempre più volentieri. Io non so se hai presente che cosa è successo durante l'Iron Man match tra Dolph Ziggler e Seth Rollins ad Extreme Rules, quando il pubblico si divertiva a fare il conteggio sullo schermo piuttosto che guardare uno spettacolo, che secondo me è stato dignitoso. Eppure così, il fatto mi è capitato a me in America di assistere allo show post WrestleMania 31, dove ci fu un 3 contro 3 nel quale il pubblico faceva la ola, e tu boh, eri incredulo perché dicevi: ma perché fanno così? Cioè, che cosa spinge veramente il pubblico a voler essere protagonista a tutti i costi? Io credo che veramente ci sia una disaffezione generale da parte, probabilmente non ci sono più, tra virgolette, le icone, il power delle star di una volta, ce ne sono poche. E il fatto magari che Roman Reigns continui a essere l'unica variante insieme a tanti altri part-timer, perché comunque oggi John Cena è un part-timer, Brock Lesnar è un part-timer, non lo so.
Non lo so, io spero che a SummerSlam ci sia qualcosa di eclatante. Io spero che Braun Strowman possa veramente uscire da SummerSlam con la valigetta del Money in the Bank incassata, anche se c'è questa stipulazione contro Kevin Owens che mi spaventa un pochettino, dai. Però voglio sperare. Certamente, ti ringraziamo veramente per il tuo tempo e la tua disponibilità e grazie veramente. Vuoi fare un saluto speciale al pubblico di Radiofonica? Sì, io invito tutti i ragazzi di Radiofonica, per quanto possibile, a seguire sempre la WWE su Sky Sport, insomma, e continuare a seguire me, Michele e gli altri ragazzi nelle nostre telecronache. Viva la WWE! Grazie Luca, veramente. Buon lavoro e a presto. Grazie, Buon grazie, lavoro. grazie a voi. Grazie, ciao Luca. Ciao, grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao. Come on and fight.